Nizza Monferrato, 9 aprile 1879. Carissima suora Angiolina, che avrete provato nel veder le sorelle che il Signore... Essa fu grande, certamente, e vi avrà fatto pensare a quella gran festa che faremo allorché saremo tutte riunite in paradiso. È vero che la distanza che adesso ci separa è grandissima, ma consoliamoci, questa vita è tanto breve. Presto verrà il giorno in cui ci rivedremo nell'eternità, se avremo osservato con esattezza la nostra santa regola. Sebbene però vi sia il mare immenso che ci divide, possiamo vederci ed avvicinarci ad ogni istante al cuore sacrissimo di Gesù. Possiamo pregar sempre le une per le altre, così i nostri cuori saranno sempre uniti. Avrei tante notizie da darvi, ma per non essere troppo lunga vi dirò solo che la nostra povera suor Lucrezia è morta il giorno 11 marzo, alle ore 8 del mattino. Io ero stata mornese alcuni giorni prima e vi assicuro che restai edificata nella sua pazienza e rassegnazione. Mi scrissero da Mornese che fece una morte degna d'invidia, ma bisogna dire che fu paziente e rassegnata sempre. Ecco perché fece sì una bella morte. Se vogliamo che la nostra morte sia dolce, prepariamoci fin d'ora. Alcune di voi conobbero il ciabattino di Mornese, Merlo Carlo, ebbene egli pure morì il giorno 20 corrente. Adesso abbiamo qui a Nizza Suor Maria Cappelletti, che si può dire agonizzante. Lo stesso è di Suor Maria Gariglio, che trovasi alle Navarre in Francia. Quando riceverete la presente, quasi certo che ambedue saranno già andate a raggiungere Suor Lucrezia e le altre sorelle che le aspettano in paradiso. Pregherete per tutte, n'è vero? Già lo saprete dalle suore che non sto più a Mornese, ma son qui a Nizza. Bisogna sempre fare dei sacrifici finché siamo in questo mondo, facciamoli volentieri e allegramente. Il Signore li noterà tutti e a suo tempo ce ne darà un bel premio. Sono stata da Lassio. Ho visto vostra sorella che sta ottimamente di salute ed è anche molto buona. Mi incaricò di salutarvi e scrivervi un sacco di cose per essa. Adesso vorrei dire una parola ad ogni suora, ma non so se debbo cominciare a scrivere alle nuove arrivate o alle prime. Che ne dite? Comincerò dalle nuove. Questa lettera l'ho cominciata a Nizza ed ora debbo terminarla a Torino. Ho trovato qui le suore che stanno tutte bene e mi incaricano di dirvi le più affettuose cose. Vi è suor Mariuccia Mazzarello che sta poco bene. A Chieri trovai suor Carmela un po' muffita. Le altre sono tutte sane ed allegre, così pure a Lanzo e a Biella. Tutte mi incaricano di dirvi mille cose da parte loro. Suor Rosina poi saluta in modo particolare la sua sorella. Adesso sono ritornata a Nizza e qui termino la lettera. A suor Virginia dico nulla, perché rispondo a parte alla sua lettera. Comincio da suor Filomena. Siete allegra? Siatelo sempre, né? Unitevi strettamente a Gesù, lavorate per piacere a Lui solo, sforzatevi di farvi ogni giorno più santa e sarete sempre allegra. Viva Gesù! Non dimenticatevi di pregare per me. Suor Vittoria, mi è stato scritto che avete sempre buon tempo, ne sono contentissima. Lavorate tanto per guadagnarvi il paradiso, non vi scoraggiate mai, non dite mai nessun ma. Siete professa, ma ricordatevi che dovete essere anche novizia. Dovete dunque unire assieme il fervore delle novizie e la virtù soda che debbono avere le professe. Pregate per me e siate certa che io non vi dimentico mai nelle mie povere preghiere. E voi, suor Giuseppina, ricordate ancora le promesse fatte il dì dell'Immacolata? Non dimenticatele mai. Cominciate ogni giorno a essere veramente umile, a pregare di cuore, a lavorare con retta intenzione. Parlate poco, pochissimo con le creature, parlate invece molto col Signore. Egli vi farà veramente sapiente. Pregate per me. Suor Angela Cassulo, siete sempre cuoca?
A forza di stare vicino al fuoco, a quest'ora sarete già accesa d'amor di Dio, non è vero? E la povertà la osservate sempre? Vostra sorella è tanto buona, fa la cuciniera al torrione. Prega sempre nella sua cucina. Quest'estate spero farà la santa professione. Pregate per essa e per me. Suor De Negri, lo sapete già bene il francese? Studiando le lingue di questo mondo, studiate anche il linguaggio dell'anima con Dio. Egli vi insegnerà la scienza di farvi santa, che è l'unica vera scienza. I vostri parenti stan bene. Essi mi diedero un salame da mandarvi, ma siccome siete troppo distante ho pensato di tenerlo noi. Voi li ringrazierete, vero? Scrivete loro presto. Fatevi una buona suora di Maria Ausiliatrice, pregate per me, per le vostre sorelle, per i vostri genitori e per tutti i vostri parenti. Suor Teresina Mazzarello, siete già santa? Spero che lo sarete almeno mezza. Lavorate sempre per piacere solamente a Gesù. Pensate al paradiso e date buon esempio in tutto. Già vi ho detto che vostra sorella vi saluta e che sta bene. Suor Gedda, come state? Spero che continuerete a star bene, per lavorare e farvi santa. Tenetemi allegre tutte le suore e pregate per me. Suor Giovanna, studiate sempre, non è vero? Credo studierete anche il modo di farvi santa. Ricordatevi che per riuscire santi e sapienti bisogna parlar poco e riflettere molto. Parlar poco con le creature, pochissimo delle creature e niente di noi stesse. Bisogna star raccolte nel nostro cuore se vogliamo sentire la voce di Gesù. State adunque raccolte ed umile e vi farete una gran santa. Non mi dimenticate nelle vostre preghiere. Adesso c'è ancora la mia cara suor Laura. Che cosa le dirò? Le dirò che, essendo la prima figlia di Maria Ausiliatrice americana, bisogna che con le sue preghiere ottenga a tante altre americane la stessa grazia che il Signore fece ad essa. Se non possiamo vederci in questo mondo, ci vedremo in paradiso. Intanto viviamo unite nel cuore di Gesù e preghiamo sempre l'una per l'altra. Quante educande avete? Salutate tutte le da parte mia. Dite loro che sebbene non le conosca, le voglio un gran bene e prego perché crescano buone, docili, obbedienti, insomma tali da essere la consolazione del cuore di Gesù, dei loro parenti e delle loro maestre. Al mio ritorno da Torino ebbi la notizia che la povera Suor Gariglio morì il 1° di aprile e fece essa pure una morte rassegnatissima. Ciascuna suora vorrebbe vi dicessi una parola per essa. Siccome sarebbe troppo lungo, lascio che gli angeli custodi vadano essi a portarvi le commissioni e voi rimanderete dai medesimi la risposta. State sempre allegre, amatevi tutti nel Signore, pregate sempre per tutte le vostre sorelle. Mi rincresce non avervi scritto di mia mano, ma questa volta non ho proprio dovuto. Ho scritto a Suor Virginia, un'altra volta la scriverò alle altre, ma ciascuna di voi mi scriva anche qualche volta, quando mi scrive la direttrice unite alla sua lettera un qualche biglietto. Fatevi coraggio, mie buone suore. Gesù deve essere tutta la vostra forza. Con Gesù i pesi diventeranno leggeri, le fatiche soavi, le spine si convertiranno in dolcezze. Ma dovete vincere voi stesse, se no tutto diventa insofferibile e le malignità come le pustole risorgeranno nel nostro cuore. Pregate per me, che nel cuore di Gesù mi affermo alla vostra affezionatissima in Gesù, la Madre Suor Maria. Tanti rispetti al vostro reverendo direttore. Raccomandatemi al Padre.